Dunque, DevOps Second Way, dicevamo, e giustamente Giulio diceva, ci spiega un attimino questo titolo intrigante. A dire il vero, questo titolo deriva da uno dei libri che Giulio ha fatto vedere prima nella bibliografia, che diciamo sta alla base di tutto DevOps, che è The Phoenix Project, e diciamo il secondo punto cardine di DevOps, che è il feedback continuo. Feedback inteso come non appena possibile dare un feedback di quello che è lo stato rispetto a ciò che stiamo facendo. Quello che abbiamo in agenda è sempre la soluzione, cioè il problema che deriva appunto dal controllo della qualità e la soluzione che propone DevOps. Quindi parleremo di qualità, regressione, automazione, ovviamente in poche pillole perché abbiamo pochissimo tempo. Poi vedremo gli strumenti da utilizzare cioè per implementare lo unit test su SQL Server e poi vedremo qualche scenario, poi qualche domanda avanti e indietro se avete qualcosa da chiedere volentierissimo. Dunque, questa è la slide che ho proposto più volte perché è un po' l'orgoglio di quello che è la terra in cui vivo. Per noi questi simpatici anolini, a qualcuno li chiama cappelletti, devono avere un livello di qualità elevatissimo. Se quello non si raggiunge, è quasi umiliante per la nostra famiglia. Quindi dobbiamo avere lo stampino giusto, dobbiamo avere i tempi giusti della preparazione della pasta, del ripieno e anche del brodo, fondamentale, anche il livello di ingredienti, come miscelare la cosa. Quindi il nostro problema di base è portare una qualità ad un livello che sia migliore rispetto a quello a cui siamo abituati, perché tipicamente si parte da lasciare come un'opzione la qualità, in realtà la qualità è uno dei punti principali su cui dobbiamo investire quando disegniamo la nostra soluzione. Quindi non dovrebbe essere un'opzione, come dicevamo, gran parte dell'abbassamento della qualità percepita corrisponde anche con la rilevazione di bug. Che una volta, mi piace dire, erano determinati come fisiologici, cioè ogni soluzione portava con sé una serie di bug. Oggi, vedendo sempre più utilizzo di dispositivi iperresponsivi, come ad esempio i device mobile, non ci si può più aspettare di avere un'improvvisa interruzione, un bug inaspettato, perché semplicemente il nuovo utilizzatore dice: Ok, questa funzionalità e questa app non funzionano, la disinstallo e non la usiamo più. All'interno del ciclo di sviluppo, le anomalie che vengono riscontrate ovviamente fanno perdere una marea di tempo e diventano debito tecnico non solo nell'iterazione o in base a come stiamo lavorando, nella sessione di sviluppo che stiamo seguendo, ma anche poi in un futuro, perché tipicamente alcuni bug vengono lasciati a macerare per poi generare ulteriore debito tecnico. Ma per uno sviluppatore, tutti noi lo sappiamo, la decontestualizzazione è più grande dei problemi. Quindi siamo in una sessione di sviluppo su cui dobbiamo avere il massimo del focus, qualunque decontestualizzazione porta ulteriori ritardi e oltretutto anche conseguenti spesso abbassamenti di qualità, perché ci si decontestualizza, si perde la concentrazione su quello che si stava facendo e ci si riduce ad implementare qualcosa che non merita, che non ha meritato l'attenzione sufficiente. Secondo punto del problema, chi è che ha visto questa schermata ha qualche anno? Ok, questa è una schermata di un'amiga, oddio, qualche anno, però c'è anche chi ne ha viste di più vecchie di schermate, però voglio dire, questo è l'Amiga, fantastico il messaggio Guru Meditation, me lo ricordo fin da quando ero bambino. Ecco, quando un giochino, un programma sull'Amiga si piantavano, quindi improvvisamente si aveva questa schermata di errore. Ecco, noi abbiamo i blue screen, abbiamo i crash dell'applicazione con i nostri bei, anche ben organizzati, send feedback alle varie case o a noi stessi, però quello che andava prima, se si trova ad avere una schermata di questo tipo, improvvisamente non va più. E molto spesso questo che viene definito regressione non è neanche voluto dal cliente. Quindi, in molti casi, noi stiamo facendo un refactor, un'implementazione, una breaking change, magari visto che abbiamo una code base comune per tanti clienti, perché siamo una sorta di tenant, alcune implementazioni non sono richieste da quel cliente, ma noi tocchiamo un punto in cui ovviamente
andiamo a rompere qualcosa, non solo per chi l'ha chiesto, ma anche per chi no. E quindi questo può provocare un grosso problema anche a livello poi commerciale, conseguente, perché noi stiamo comunque vendendo un servizio, un prodotto. Molto spesso abbiamo integrazioni con aziende di terze parti, quindi abbiamo, per esempio, abbiamo Breaking Change che cambiano API e quindi tutti quelli che si attaccano a noi o viceversa, noi che ci attacchiamo ad altri, abbiamo dei blocchi non previsti. Ecco, il problema è che mentre sull'applicazione si può ragionare, scusate se la riduco, cioè la sminuisco dicendo applicazione, però nel layer che non è del dato possiamo ragionare in vari modi, facendo più versioni di API piuttosto che più versioni in backward compatibility di middle layer e quant'altro. Ecco, sul dato la regressione potrebbe essere anche potenzialmente irreversibile o ancora peggio, incontrollabile. Irreversibile in quanto alcuni refactor mal gestiti portano a perdere il dato nel tempo e per chi ha tante transazioni questo può essere anche non ricostruibile. Incontrollabile perché alcune implementazioni di refactor portano anche a trasformare i problemi in problemi fantasma, quindi cose che non si notano, cose che non si vedono, ma che in realtà ci sono. E poi quando ci accorgiamo del problema è tardi e abbiamo creato alla fine una regressione il cui dato sottostante, antecedente al rilascio, è irreversibile, è irreversibilmente recuperabile. È potenzialmente invisibile, come dicevamo prima. Proprio perché alcune cose sono, come posso dire, borderline e non si vedono, sono fantasma. Ecco, terzo punto, al fine di arrivare a migliorare la qualità, è ridurre l'approccio manuale, quindi evitare la regressione, automatizzare il più possibile per aumentare la qualità, ridurre l'approccio manuale. Chi ha visto questo film sa che questo individuo, questo attore, di cui non faccio nomi per evitare pubblicità occulta, faceva migliaia di opzioni, tirare leve, schiacciare pulsanti, che erano sempre ripetitive. E a mano che si aggiungevano istruzioni da fare manualmente, questa persona impazziva, proprio perché l'essere umano, come spesso dice Felice, non è adatto, si annoia, non è adatto a fare operazioni ripetibili, mentre la macchina, l'automa, è stupida da un certo punto di vista, ma è perfetta per ricreare tanti step ripetitivi e sempre uguali. La soluzione DevOps, ovviamente, noi ci focalizzeremo sulla parte del test, è quella che ci consente in un ciclo continuo di eseguire, non appena mandiamo un changeset sul control manager, piuttosto che in una branch locale, piuttosto che usando Git con il nostro branching style, quello che è, eseguire appunto una batteria di test che coprano il più possibile le casistiche funzionali reali. Quindi arrivare all'automazione delle pratiche ripetibili, definire una build, okay? Con la build automatizzare la batteria di test e definire una frequenza all'interno della quale ripetere questi test. Ovviamente se si lavora in un ambito di continuous deployment, ogni check-in in continuous integration avrete la batteria di test che si ripete, ma nei team in cui c'è migrazione culturale ancora e quindi si parte da un test completamente manuale o addirittura zero unit test nel codice, può essere comodo cominciare ad automatizzare l'esecuzione di test anche solo alla fine di una build di un software piuttosto che della costruzione di un database su un certo ambiente. Questo per ridurre le attività error prone, quindi soggette ad errore umano, per diventare noi macchine non banali, sempre citazione a Felice. E lasciare alla macchina appunto il ruolo di eseguire i test ripetibili. Quindi la soluzione DevOps è il feedback immediato ed è questo il motivo del titolo della sessione. Cosa si può fare su SQL Server? Su SQL Server da tanto tempo si può fare unit test fino a SQL Server 2000. Ci sono dei framework addirittura per SQL Server 2000. Però diciamo che il più famoso, e vi dico che il repo GitHub non è toccato da più di un anno e mezzo perché comunque parliamo di SQL. SQL, la programmabilità di SQL è cambiata molto negli ultimi tempi, ma diciamo che ha dato funzionalità in più, ma la struttura di un relazionale, quella rimane. C'è qualche fix ancora richiesta, però diciamo che il repo non è molto toccato. Tuttavia, è l'unica soluzione ben funzionante che si è trovata. Il sito è tcqlt.org, lì trovate tutto, trovate sia la reference, sia i binary, sia il link al repo. È un framework free,
Tuttavia, per dimostrare la bontà dello strumento, è stato incluso anche nei tool di RedGate a pagamento. Quindi lo trovate anche in SQL Test, che è l'implementazione grafica più qualche altro tool interessante aggiunto appunto a TSQL T, che è il framework che viene installato, che è free, ripeto. L'unica cosa che richiede Infatti, avrei è voluto saper proprio utilizzare vedere TSQL, quindi avere TSQL e saperlo utilizzare, ma abilitare il CLR sul database di sviluppo. Io In sono molti mi molto chiedono, capo ma idea cavolo, devo dell'installazione di abilitare sistema il CLR fino a produzione? No, operativo. attenzione Nessun ragazzi, noi browser stiamo parlando applicativo di che unit non test. Gli unit funzioni test si fanno direttamente durante lo sviluppo e questo sull'utente implica o sull'user in maniera interfacing del browser, ovvia che anche stiamo se lavorando basta su una installarlo. sandbox, non Quindi su un questo non so server che modo che di sia sviluppo diverso da quello intendo di sviluppo disegnare locale, sull'applicazione, ma okay? io Si può diciamo anche che fare in un server vorrei condiviso, ma l'importante è che sia applicarlo di sull'utente sviluppo, non si arriva fino alla giusto, produzione. Anzi, ma poi solo non nella so se continuous lo sai, integration. Da lì in poi il l'applicazione delivery e il deploy vengono fatti su ambienti che non hanno installato questo strumento. come la Quindi, inizio quel topic? essendo uno strumento di sviluppo, comunque il CLR potete abilitarlo Ah, tranquillamente sui bella, vostri bella storia. database. La vera, come posso dire, caratteristica di questo Beh, framework, ma che è veramente ghiotta, era è abbastanza l'isolamento degli indispensabile oggetti e questa l'utilizzo cosa. delle Tieni asserzioni. in Quindi, conto chi ha già che. familiarità con framework di unit testing Ok, esatto, perché saprà teoricamente non che c'è dovrei una averne parte mai potenziale bisogno di di fare setup come e quella finale di teardown. Comunque, in generale, è possibile fare delle suite che in se TSQL T l'avessimo si chiamano creato su classi, Python, che per SQL sono senza gruppi di però stored fare quelle procedure. Alla sì, fine sono i test, i nostri metodi di test, e ok, questi sono quello oggettini che. hanno, a parte essere sotto uno schema embedded che è TSQLT, No, ma che non può non ovviamente solo essere su quello usato che per le insegnate nostre voi di strutture, però è processing uno schema power, utente capisco la SQL a mia. tutti gli effetti. Cioè, è Però, molto dicevo, il test intelligente ha una fare struttura fissa che è quella che classica cosa di uno sia unit test dei maggiori dei principali framework. per Ha una noi parte di che cosa assembly, sia quindi una parte che crea sviluppo gli oggetti fake. Una parte di act, che consiste appunto nell'eseguire le logiche, e una parte di asserzione che ovviamente asserisce e verifica i risultati relativi si all'esecuzione trovano delle altre logiche cose, ovvio. precedenti. Le Le convenzioni differenze sono sono. molto semplici, le stored procedure vengono create con il nome test davanti. Quindi quelle Non stored so se procedure che sia sono sotto il possibile. nostro schema, che viene definito classe e iniziano Cioè, per oggi test, con la vengono parte viste dalla classica che suite, fa dalla diciamo, stored procedure l'eseguimento di interna sviluppo, di unit capisco test, che solo fa quello che posso l'esecuzione. installare Quindi dal server. qualunque Grazie. nome noi diamo al test, davanti deve avere questo test. Ok? Ma andiamo a vedere un Però attimino onesto, se come questa è funziona. domanda consolazione, Ok, perché esco sulla un convenzione attimo da qui. network che adesso riesco a fare. Allora, andiamo a creare un attimino un database. Aumento un No, attimino la perché dimensione. sinceramente Andiamo a creare adesso un insomma attimino il un database Microsoft su un pochettino un po' più di caro. utilità. Per eccesso di fantasia, come al solito, vado a fare l'elenco delle sessioni per speaker e delle Già, poi stanze. per a livello di quello va Ok? bene Quindi ho uguale, fatto una capisco solo tabella quello. del Però come legame posso tra speaker e facilmente sessioni, farmi tabella l'output di tutti gli speaker, dell'output tabella delle stanze e poi dell'output una tabella con tutte le sessioni invece in dominio. Var foreign key. Poi ho fatto una funzione che genera un codice di sessione, quindi che boh. fa semplicemente concatenazione di qualche oggetto, di qualche campo, scusate, e tira fuori una stringa che è il nostro codice che generiamo per quella particolare sessione. Poi ho fatto una stored procedure che torna un elenco di speaker con Allora, tutte no, le ma infatti sessioni no, riferite a tanto quegli per me speaker. almeno la Poi ne ho fatta parte un'altra che con invece quelle torna note le mi dà sessioni per speaker, quelle delle select molto molto semplici poi. parametrizzate. Andiamo a creare la nostra struttura, ecco benissimo, Esatto. magari prima creiamo il database. Poi se ti vai a vedere la dashboard l'ho Ok. fatto. Creiamo gli oggetti. Qua ho creato qualche dato, Ah sì, quindi ho aggiunto principio qualche dato, speaker, ho quindi tutti aggiunto alla titoli loro alle sessioni posto. piuttosto sciocchi. Ho inserito degli orari, vabbè, l'evento questo Sì. era un altro, Sì, quindi avrei sembrava dovuto fosse cambiare anche sviluppo l'etichetta in dell'evento, ma 20-30 non ci minuti, sono perché non problemi. arrivavi anche mezzogiorno Anzi, fa. facciamo un bel replace. Esatto, quello lì. Ecco qua, abbiamo diciamo queste sessioni e guardate la GLV 0220.
di Gianmaria, Pulpus dipende da che parte stai della porta. Questa è una sessione di Gianmaria che non è mai esistita, ma Ah, mi non l'ho faceva capito, ridere. l'avevo Ti infatti piace fatto Gianmaria? ridere io. Sì, assolutamente. Grazie. Poi, Quindi, vabbè, diciamo, dicevo, controlla ho creato se questo anche ufficialmente può questa essere funzione utilizzato per poi perché fare un secondo la refactor, ma nostra poi lo vedremo. Insomma, questo ufficialmente questa invece funzione è stata ideata sono e l'elenco, è siamo l'elenco dei capaci test che di andremo gestire ad efficientemente gli utilizzare, avvenimenti con ok? servizi di questo tipo, Ovviamente questo lo andiamo a senza bisogno cambiare. che tu ci segua. Quindi noi siamo fatti apposta per questi sistemi. Abbiamo hardware che Scusate, ho funzionano come siamo sbagliato. stati. Come dicevi tu, com'è che comunica? Identico a prima, sono gli altri che hanno il problema, noi no. Ok. Gli Allora, per altri creare devono questo store fare. procedure dovremmo però installare il nostro TCQLT. Oh, guarda, Ok? Per installare il TCQLT noi è come elemento sufficiente forte che andare ci su vede. tcqlt.org. Ok? E lì sopra avrete un framework, in Se realtà c'è un cambierei semplice questo framework, SQL. cioè, ho solo Vabbè, qua pensato di c'è restare su su Linux perché Sforce, non voglio forse, rimbalzare vediamo. il discorso Windows, che esistono i Windows Container. Ok. Ecco qua. Alla No, fine ma il è nostro gira su questo. Windows chiaramente, ma però non, le immagini di Windows sono ancora così, ragazzi. Cioè, Ok, un attimino non che c'è tanta ha deciso di differenza. aprirsi l'istanza in esclusiva. Scusate un attimo perché facciamo così, facciamo Sì, prima. ma In necessità no, virtù. ma infatti lì dopo Ok, qua metteremo semplicemente basta andare a mettere il proprio, nostro proprio. database e poi installarlo. Il framework viene No, non installato. Che volevo che cosa tu avessi succede? aperto la Non posso sessione Discord, cioè non puoi soffermarmi più di farlo, tanto, ma però guardate cosa sappiate succede. che praticamente all'interno di questo database è stato creato uno schema TCQLT, poi una serie di store procedure che servono per fare asserzioni sia interne che esterne, ovviamente che pubbliche, scusate, queste qua ovviamente sono chiamate e chiamabili da fuori, anche queste. Tutte quelle che sono taggate Comunque come private l'elemento che sono poi ti rimane usate lì in ovviamente circolo da internamente dal proprietà di motore. tutta l'infrastruttura Poi di c'è anche qualche hardware funzione, funzionale, ok? quindi su per giù, fai E insomma il 50, framework poi vi 60, andate a vedere un dipende poi. attimino come è fatto. La prima cosa che deve essere eseguita al fine di mettere Scusa, all'interno di una no, suite, perché non funziona così all'interno l'elenco. di una Poi suite, dove. un particolare elenco di test Sì, ma è mirato creare una agli utenti nuova sarò test class, all'istituzione, alla ok? Quindi distribuzione noi andiamo a pagata creare su questa Linux perché GLV ho on fatto air solo tests, software che per in realtà distribuire. che cos'è? L'importante Altro è non è avere che dove uno ci sta schema l'hardware, dove ci sta utente. l'Apis, dove ci sta Che se Windows. guardate le Invece proprietà dentro i estese, container troverete che c'è dentro un flag che l'essere si OS chiama funzionale tctcqlt.testclass1 o true. Questo perché dentro all'interno del l'elemento motore di dentro il container TCQLT, invece quando l'elemento vengono di eseguiti i utente test, sarà per quello esempio, noi gli dell'Apis. diciamo esegui tutti i test della Allora si suite chiama quella GLV on air tests, che e per poi SQL è uno schema, lui verifica che quello schema sia Windows ha testabile, cioè clonato sia già uno lo schema schema da cui che poi ha estrarre all'interno i suoi test e che tutte le store procedure al suo interno si chiamino test, altrimenti le altre le salta a pie pari. Quindi, una volta che abbiamo creato la nostra suite, quello che si può Sì, fare è guarda, andare a ho creare i qui test. Vi sopra, faccio ecco, io vedere un volevo test di provvedere esempio, appunto molto molto all'installazione semplice. dell'Apis Per perché esempio, con sono questo stato, test andiamo a testare con un session ID. Vi ricordo che nella sessione abbiamo quindi poi potrei session ID e speaker ID e generiamo un codice, no? Quindi, quando andiamo a creare il nostro codice, basta, poi dopo io posso faccio avere questo, creato gli come altri posso dentro dire, gli questa altri store procedure, che è il database, nostro perché metodo ci di si test che creano tutto andiamo quello che a serve. testare, e Dopo dico con questo che staging posso se anche passo un session ID a 10 e poi uno puoi speaker ID creare a anche 1, un'altra eseguita il con codice quello della che sessione dovrebbe essere GLV0110, serve. ok? Problemi, Perché la nostra l'evoluzione generate session ci code, che è la fermiamo funzione, e. abbiamo detto che deve generare quel tipo di codice. Quindi ovviamente definisco i parametri, faccio l'asserzione, in questo caso è molto semplice, anche Sì, perché se non posso il chiamarlo dentro procedimento giusto l'elemento sarebbe creare il test vuoto e verificare che perché se fallisca. invece anche su Quindi la quello prima non è volta così. è questa cosa, lo creo, ok? E poi quando lo lancio, No, vabbè.
deve fallire, quindi seguendo. Ok, Ma fantastico. non male, loro non sanno È niente, giusto il quindi è nome? interessante, però non posso 1.10. dire Ok. che non lo dico da 2 anni che ci parlo, poi non passare. Però è solo questo che sanno, che l'intento è questo. È chiaro che Creata la procedura. Ok. io sto ancora ricercando. Diciamo che anche su Giustamente, staging c'è lo sarà schema ancora un po' sbagliato. incompleto quello che faremo, ma è un po', cioè, faccio installazione, provo a passare un servizio, ma a parte, non lo comunicherò Non neanche lo con la trovava società, che semplicemente. risponde, quindi è come fare un Ecco qua. POC, cioè, Se andiamo ad lei eseguire sì questo che è test. proprio software funzioni, no? Quindi, e dopo da lì quando ho un passo, e cioè, Ce la una posso parola fare, che è scusate. interessante, cioè voi e noi della carta, quando sappiamo davvero che questa cosa è fattibile, dopo si pianifica. Adesso io ho detto che Ecco volevo qua, fare una cosa abbiamo un failure. pazza prima, Ok, quindi da il lì. test c'è, funziona ed ha failure. Possiamo andare quindi ad implementarlo. Quindi sappiamo che questa nostra funzione che genera un codice è il nostro metodo da testare. E un'asserzione che si può usare molto Quello che semplice è sto dire: al ok, momento, asserisco che la questo è stringa quello che ho capito, al che momento quello che creo possiamo fare. con la mia funzione sia questa, altrimenti devo dare il wrong code. In questo caso, Sentiamo, siccome già sentiamo, l'assert quando noi ci fa la siamo fail o la success, ritrovati, questa qua abbiamo fatto su staging, possiamo anche dare diventa l'introduzione inutile con una e va parola quindi dolorosa rimossa. come ci abbiamo poi una cinghia. Creiamo quindi il nostro test, andiamo a lanciarlo Ma perché siamo e sicuri che questa volta funzioni? Siamo sicuri che funziona, perché tu hai wrong detto la parola code. cinghia, sì, ma Ok, la va praticamente nella proprio funzione come probabilmente funziona. c'è Quindi schiantato possiamo anche fare l'altro prima di codice andare oppure sul stiamo cloud o passando Uruguay, il cioè codice andiamo appunto sbagliato. su lì, Eccolo qua. ci chiamiamo un esperto WannaWare, ci Grazie ritroviamo tutti mille. nella stessa stanza Andiamo ad aggiornare. Lanciamo a questo punto il cosa test facciamo? copre Via e dà batteria nel success. cassetto, che non è vero, che Ok, poi la questo batteria è un semplice esempio per vedere come si usa un'asserzione di però uguaglianza di string, però secondo me l'iter deve la cosa sapere che su cosa volevo lavora. far notare è Da una che parte dal capire momento in se cui siamo andiamo a sulla cambiare la buona via, nostra cioè funziona generate session funzionalmente, code, questo test ovviamente fallisce se non stiamo attenti e questo ci consente dal momento in cui facciamo la nostra prima build nel nostro database, quando viene eseguito lo unit test, c'è un blocco e ma ti poi dice ok, comunque questo questo test è qua non fallito, sto da questo punto dentro, di vista non posso andare quindi avanti da con una parte rilascio, dell'altra quindi il faccio quello che feedback posso, è ci immediato. Quello che dicevo anzi, prima però, che è mentre il valore io aggiunto so come posso approfondire, abbiamo di fatto questi questo oggetti, esempio, guardavo se ce ne fosse una un po' ok, più, ecco quindi qua, sui classi, è sulla l'isolamento degli immagine, oggetti, un è altro questa esempio, fake questo table, esempio questa è qua, veramente interessante. Che cosa fa la fake table? uno di Perché, come questi abbiamo visto prima, Uruguay, nel Cile, test di un semplice metodo che concatena una stringa, basta fare un'asserzione rispetto a una costante in questo caso, quindi è molto molto semplice. Se invece volessi testare un comportamento di due oggetti database che hanno allora sì, dati, ci sei sempre isolandoli, sicuro nel quindi tenendoli distanti dai dati che hanno concatenare. effettivamente adesso in pancia, ma creandone una coppia con i dati che mi servono solo per lo scopo del test. Ecco, io posso farlo. Questa fake table che cosa fa? Prende la reale tabella speaker No, session, ti ho detto, quello lì è proprio rinomina l'esempio l'originale con un pratico, nome pratico, temporaneo, come lo ne crea gestisco una io. nuova con il nome originale. Tutto Anche, quello ma che io sono viene cose che dobbiamo a fare magari seguire qui dopo, come le tutte, cioè va a lavorare prima sulla quello nuova lì, tabella che è all'interno di una transazione aperta, viene fatto il test e alla fine che fallisca o che vada bene, viene fatto una rollback. Quindi il contesto di quelle due tabelle però dobbiamo isolate chiedere a loro, cioè se vogliamo ritorna, chiedere a loro che cos'è che ci cioè occupano loro muore, rispetto ha al solo il nostro contesto codice, se dell'esecuzione vogliamo e mettere ovviamente le loro tabelle dentro. ritornano a essere quelle di prima. Ok? Quindi è come se lasciassi non toccato i miei oggetti. Per farlo fa semplicemente una copia delle Ah, strutture e in ok, base ora a ho questi capito. parametri, Vorrei capire meglio identity, cosa ho computed detto. columns e default, decide anche se portarsi le Però colonne quello che mi posso calcolate, gli garantire io eventuali oggi non te lo default e garantisco, se ok? generare Quello la stessa logica sugli quello lo identity. garantisco, se Ok? volete andare anche su staging, Nel nostro caso, però guardate, in questo test cosa andiamo a sappiamo fare? garantire Andiamo a che creare un funzionerà. oggetto fake speaker session, un oggetto fake speaker Chiaramente che ci sono già si può fare prepopolati. qua, Perché? secondo me. Perché vado a creare un nuovo record per Prima di ognuna delle due dire che tabelle, perché il funziona, nostro test dice
voglio testare la procedura che torna alle sessioni per speaker e non dovrebbe tornare nessuna sessione per uno speaker che non c'è. questo che voglio Ok? fare, Quindi, no, ci veniamo quando vado a lì, testare questa store capito? procedure, cosa faccio? Creo all'interno del test Prima che una poi tabella diventa temporanea dei un'esperienza di risultati lavoro, e quello che faccio è ho un'asserzione capito, dicendo asserisco che la tabella però sia poi se lo vuota perché condivido. la vado a popolare con il risultato della store procedure. Ok? Cioè, la Quindi, scalabilità poi non la faremo se la mai tabella perché non è vuota, ho fatto non qualcosa di siamo sbagliato sulla mia store procedure, altrimenti se è vuota, il test passa. Allo stesso modo posso fare fake di un mio oggetto, generare una query che mi torni dei metadati e asserire che il result set di una store procedure e quello di una select che sto scrivendo nel test abbiano la stessa struttura. È come fare l'uguaglianza di oggetti non in reference, cioè proprio di struttura degli oggetti. Ok? E ovviamente se questa fallisce posso fallire con un messaggio particolare, altrimenti il test ha successo. Comunque, il risultato, creo un altro test giusto per giocare. Poi devo lasciare già lo spazio, c'è pochissimo tempo, mamma mia. Lanciamo questo test. Ovviamente va bene perché l'ho scritto che vada bene, però può succedere che cambi lo store procedure, questo test fallisca e quindi devo capire che cosa è successo nel refactor che vado a fare e se ci pensate questo è molto potente per le regressioni. Qualora usate molte store procedure o funzioni, questo framework è molto potente. Certo è che se voi cominciate ad utilizzare entity framework o degli ORM, questo framework perde molta, molta potenza. Però, per esempio, è molto comodo se volete andare a fare simulazione di comportamenti in mancanza di foreign key. Quindi tutti i constraint possono essere testati anche senza, cioè presi singolarmente, cosa che quando avete una tabella con tante foreign key non potete fare. E per far quello è possibile proprio fare asserzioni sulle foreign key prese singolarmente, facendo una fake table, provando e testando la foreign key con lo stream di valore che mi arriva, facendola fallire quando mi serve. Poi c'è un'altra store procedure interessante che consente di fare in questo caso l'esecuzione di tutti i test che abbiamo scritto noi, quindi nel nostro caso ce ne sono due e avrete un layout dei risultati. Questo layout si integra benissimo con Azure DevOps e Azure DevOps Services, ok? Quindi nella console, usando il tool di Redgate test step, ok? Dopo la build di un database temporaneo, quando parte vengono eseguiti i test e vi trovate nella console questo diciamo formato. Ma potete andare a fare override del formato perché avete anche una store procedure per definire il formato del risultato finale. Se non ricordo male, si chiama set test result formatter. Voi potete andare a scrivere una considerazione dell'output e poi dire OK, imposta questo result formatter per me perché io voglio il mio layout che mi può servire per una griglia e quant'altro, per avere una griglia un po' particolare. Questo, dicevo, si integra anche a una consolina, così, che semplicemente emula tutte le chiamate che abbiamo fatto noi e vi dà un'interfaccia dandovi anche la code coverage e questa qua un po' più carina, diciamo, per editare anche i test e andare a verificare gli errori, insomma, agire direttamente sullo store procedure. Si tratta di store procedure funzioni, ripeto, quindi qualunque accesso che non sia a quel livello non trarrebbe vantaggio di questo framework, almeno non al 100%. Chiudo perché devo cercare di stare nei tempi. Ho ancora un minuto, vero? Sì. Ok, concludo. Non ci sono motivazioni per non testare anche il database e qualora abbiate un ORM ci sono anche altri framework ovviamente per testare lato applicazione. Non esiste solo questo tool e solo questo framework, ce ne sono altri, non degli stessi autori, ma anche per Integration Service, ad esempio, sono molto interessanti. Mi raccomando, non valutate la qualità come un'opzione e soprattutto attenzione a non diventare poi dei talebani del test, nel senso bisogna sempre trovare il break-even point, oltre il quale è meglio sacrificare un pochino di copertura, lo dico contro gli interessi della qualità in questo caso, ma
c'è anche una dose di realismo in me che viene fuori. Dovete capire quali tipi di test fare, quindi se sul modello, sui corner case oppure su store procedure molto complesse, esattamente come per il codice, se avete store procedure molto complesse che fanno, che so, la fatturazione di migliaia di bollette e ha dentro cursori, ecco, in questo caso, come ReSharper e Visual Studio vi direbbero in Visual Studio, c'è da cominciare a modularizzare anche a livello di database la programmabilità. Solo così riuscirete a coprire uno a uno o uno a molti con test efficaci. Se poi avete altre domande, sono qui per rispondere, altrimenti è finito qua. Alessandro, sono Ciao, Igor. Igor. Ti riporto una domanda di Filippo che è qui, che magari può integrare la domanda. Lui mi chiede se puoi suggerire anche un tool di testing per SSIS, se li conosci, Sì, cioè se ci sono più ce ne altri. sono vari, ma la maggior parte vertono su Bimol, quindi devi conoscere un po' Bimol, che è alla fine il generatore meta dei designer integration service. Cioè praticamente tu puoi automatizzare con un semplice XML e un plugin per Visual Studio, puoi disegnare gli iteratori per generare le trasformazioni. Ecco, in quel caso vai a generare le trasformazioni con i dati costanti per testare le pipeline. Questo può essere un esempio. Poi ci sono dei framework. Sì, sono un po' vecchiotti, ma ci sono dei framework. E a mio avviso possono essere approfonditi anche per andare a migliorarli, perché se non ricordo male un paio sono anche open. I nomi non me li ricordo in questo momento, però se volete poi vi mando qualche link. Sì, grazie. Sì, grazie, grazie. Io di solito faccio Immagino. unit test facendo un integration service orchestratore che lancia che prepara i dati mock e lancia l'integration service interno, che è la cosa più Sì, semplice. anche noi facciamo così in questo momento. Volevo solo sapere sì, se c'erano altri framework. Qualcosa Ma... c'è, ti mando qualche link. Va bene, grazie. Un'altra domanda. Lascio intanto un messaggio molto importante. Testate, ma non con la fronte. Ok, c'è un'altra domanda di Sì? Filippo. Per testing su SQL Server c'è anche un framework in Visual Studio? Beh, Visual Studio dà i suoi unit test embeddati, se non ricordo male, ci sono proprio nei progetti di unit test. Alla fine potete testare un modello database tranquillamente. È un Ok. po' più macchinoso e non so se gli altri ragazzi concordano con me, è piuttosto bruttino anche, però c'è. Sì, non ci ha avuto tanto amore. No, è più simile a setup. Però effettivamente non di un database isolato, no, no, setup di dati su quel database che hai lì, esegui, asserisci, poi butta via tutto perché se ti scordi qualcosa rimane, quindi non è una cosa molto molto elegante. Ok, quindi TCQLT è il migliore che hai visto fino adesso. Sì, è free poi, è veramente tutto molto semplice. Adesso io sicuramente nel poco tempo vi ho creato più confusione che chiarezza, però è molto molto semplice, la curva di apprendimento è bassissima. E soprattutto nel sito c'è tutto, la reference è semplicissima e vi assicuro che io in mezza giornata l'avevo già messi su. Senza Ok. conoscerli. Ho fatto Google, ma è possibile che non esiste un framework di SQL per testare in maniera decente, che siamo nel 2014? C'era. E Sì, in sì. mezza giornata l'ho messo su. Anche perché poi Ok. se usate i tool di Redgate per rilasciare, ad esempio, potete dire ignora il deploy di questo schema. Altra cosa molto interessante. Ok. Grazie del chiarimento. Posso solo un'altra domanda. Ci sono dei framework anche per testare altri database, altre tipologie, non so, ad esempio noi abbiamo Vertica, che non è Microsoft. Sì. Volevo Usare sapere il column store su SQL. se... No, 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 infatti dicevo che non sia No, in non se ho conosci, quella ok. terza parte in particolare, no. So che esiste qualcosa per MySQL, so che esiste qualcosa per Postgre, so che esiste qualcosa per Oracle, so che esiste qualcosina anche in Java direttamente per qualunque piattaforma database, però non ti so dire per Vertifact. Ok, va bene.
Ti ringrazio. Grazie.